Dato Gesù Cristo e ben ritrovati cari amici teleradio spettatori, teleradio ascoltatori. Siamo qui dopo gli interventi, dopo il periodo festivo, dove abbiamo avuto modo di sentirci, anche se virtualmente, sia a Natale, sia il 28 dicembre, sia a Capodanno, sia nel primo sabato del mese. Poi ho fatto una piccola pausa, portate pazienza, ma ora riprendiamo le nostre trasmissioni settimanali, cercando come sempre di affrontare alla luce del messaggio della Regina dell'Amore anche l'attualità che ci circonda. E prima di entrare nell'argomento sostanzialmente di cui vorrei parlare oggi con voi, iniziamo, come appunto è solito fare da parte nostra, con il messaggio, con un messaggio appunto della Regina dell'Amore che ci darà proprio lo spunto poi per poter approfondire, per poter ragionare sulla questione di cui il titolo di questa trasmissione, in fondo, già ci preannuncia quale sarà il tema: Benedetto XVI e la salvezza dell'Occidente. Bene, il 1 gennaio del 1989 la Regina dell'Amore disse, tra le altre cose, o meglio, disse queste cose: preghiamo insieme. Era il capodanno dell'89, preghiamo insieme, figli miei. Sarà ancora con me, siate ancora con me, scusate, siate ancora con me e troverete pace, gioia, benessere. Non sarà vuota la vostra vita se vi affiderete a me. Figli miei, vi farò missionari, come Gesù vi vuole, infaticabili, itineranti. Il mondo intero vi attende poiché tragica è la situazione spirituale. Con serietà, continuate alla mia scuola. È urgente che in ogni parte si arresti il grave decadimento spirituale, morale, che altrimenti rapidamente sprofonderà l'umanità nell'abisso mortale. Figli cari, sia l'anno nuovo il tempo benedetto, l'anno dei giovani, che con particolare tenerezza io amo e curo. Saranno loro il lievito che fermenterà il popolo di Dio. Vi accompagnerò ogni giorno, vi benedico tutti, figli miei. Ecco un messaggio molto carico di significato. La Madonna allora ci chiede di rimanere con lei. Siamo all'inizio di un nuovo anno, naturalmente, quindi rimaniamo con lei, continuiamo alla sua scuola. Lei proprio parla di scuola, e noi sappiamo che a scuola si impara, ma si impara per poi vivere ciò che abbiamo imparato, perché ciò che si impara serve poi per una professione, serve poi per un lavoro. È chiaro che ciò che impariamo da Dio non serve tanto per questo, ma serve per la nostra anima. Non basta però, ci dice la Madonna, vado per sommi capi. Come dice la Madonna, non basta però semplicemente stare a scuola e imparare, ma dovete poi trasmettere agli altri ciò che voi avete ricevuto. Vi farò missionari, come Gesù vi vuole, infaticabili, itineranti. Il mondo intero vi attende perché? Perché c'è una situazione spirituale tragica, dice la Madonna, tragica, situazione spirituale tragica. Quindi chi resta alla scuola di Maria impara per la sua anima e per le anime dei fratelli. Quindi, con serietà, dice la Madonna, andate in ogni parte perché si arresti il grave decadimento spirituale, morale, che altrimenti rapidamente sprofonderà l'umanità nell'abisso mortale. Quindi il grave decadimento spirituale e morale, di cui purtroppo molte famiglie e molti giovani sono le vittime principali. Ecco perché la Madonna conclude, siamo nell'89, ma certamente questo appello vale per tutti gli anni, conclude dicendo: sia l'anno nuovo il tempo, l'anno dei giovani, che io con particolare cura amo e curo, con particolare tenerezza amo e curo. Loro saranno il lievito che fermenterà il popolo di Dio. Quindi itinerari, missionari, itineranti, missionari, imparate la mia scuola per dare ai vostri fratelli. Tragica è la situazione spirituale, decadimento grave spirituale e morale. E quindi, ecco, soprattutto parlate ai vostri fratelli, testimoniate. Oggi sembra quasi un'utopia, perché dall'89 a oggi sono passati, come vediamo, più tantissimi anni, 34 anni quest'anno, e sembra che dopo 34 anni effettivamente non ci sia la possibilità di cambiare le cose. Umanamente sembra che siamo fermi, che siamo tendenzialmente, che i nostri sforzi siano inutili. Ma se noi crediamo, noi continuiamo a fare ciò che Maria ci chiede: preghiera e testimonianza.
missionarietà, testimonianza missionaria. Non abbiamo paura e non abbiamo paura di parlare anche e di testimoniare con la vita, prima di tutto, anche ai nostri giovani. Ecco, di fronte al decadimento grave, spirituale e morale, una grande barriera ha tentato di metterla Benedetto XVI. Lo sappiamo molto bene. E Josef Ratzinger ha fatto con tutto il suo, diciamo così, la sua vastissima cultura, il suo profondissimo pensiero. Per me, almeno per me, questa è una mia opinione personale, io reputo che in questo trapasso storico, non soltanto tra il XX e il XXI secolo, ma tra un mondo che chiaramente mostra tutte le sue crisi a causa del decadimento spirituale e morale, non andiamo in cerca di altre cose, che mostra tutta la sua crisi e il passaggio a un mondo nuovo segnato dal trionfo del cuore immacolato di Maria, in questo passaggio storico Josef Ratzinger, Papa Benedetto XVI, è stato ed è, e speriamo sarà, il santo Tommaso d'Aquino di questi nostri tempi. Qualcuno lo paragona al Sant'Agostino dei nostri tempi, io preferisco santo Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha dato una spinta grandissima al pensiero e alla dottrina della Chiesa. E lui ha combattuto tantissimo con tutto il suo pensiero, con tutte le sue profondissime analisi, sia da semplice sacerdote, sia da professore universitario. Forse all'inizio non tanto, perché anche lui ha avuto la sua conversione. Sappiamo che negli anni 60, in fondo, Josef Ratzinger era quello che si può dire un progressista, un moderato progressista, ma poi a partire dagli anni 70 diventò veramente un grandissimo fedele della tradizione della Chiesa che approfondì tantissimo, fino appunto a diventare, in un certo senso per tantissimi anni, il paladino proprio del mondo, si dice impropriamente tradizionalista e conservatore, ma sono termini che a volte non sono buoni termini, ma fedele proprio alla continuità, all'ermeneutica della continuità, come lui la chiamava, dell'unico soggetto Chiesa, che è sempre un soggetto in cammino, certamente. Quindi ermeneutica della continuità dell'unico soggetto Chiesa. Ecco, questo è stato il pensiero di Josef Ratzinger, che ha tentato prima. C'è stato San Giovanni Paolo II, anche lui ha fatto questo tentativo, poi Benedetto XVI, che hanno tentato proprio di dare la corretta interpretazione del travagliato periodo post-concilio Vaticano II. Ecco, e quindi la sua lotta, il suo pensiero, come quello del predecessore San Giovanni Paolo II, sono stati proprio per fronteggiare questo grave decadimento spirituale e morale, questa tragica situazione spirituale. E allora vorrei proporre a voi tutti una parte, ho scelto le parti più che mi paiono più interessanti, una parte sostanzialmente di una intervista che è stata rilasciata poco tempo fa da Marcello Pera. Marcello Pera chi è? È un intellettuale, filosofo, diciamo, liberale, nel senso che lui non è cattolico, lui ha sempre detto addirittura di essere ateo, ma comunque al di là di questo uno che è sempre stato molto vicino nel pensiero a Josef Ratzinger, pur non essendo, anche se lui non si, sostanzialmente si definisce credente. Ebbene, ricordiamolo allora, Josef Ratzinger, Benedetto XVI, come teologo e cardinale, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede per tantissimi anni, poi romano pontefice, ha sempre avuto a cuore l'identità cristiana dell'Europa e della Magna Europa e non si arrese mai all'idea che la civiltà cristiana fosse da archiviare come cosa superata, sempre intese a ribadire l'inseparabilità di fede e ragione, di fede e cultura, dunque il necessario farsi civiltà del cristianesimo, il cristianesimo che diventa civiltà, ecco, il cristianesimo che diventa quindi struttura, non struttura soffocante, ma che plasma la società, che dà il pensiero all'intera società. Molto caro al pensatore Ratzinger fu il provvidenziale incontro tra la divina rivelazione e il pensiero greco, e lo ius romano, il diritto romano, ovvero tra la parola di Dio e la speculazione razionale classica. Ha sempre avuto tanto a cuore, come sappiamo, la legge morale naturale,
si oppose con forza quindi al processo di de-ellenizzazione del cristianesimo, tante cose sostanzialmente che, culturali che vanno al di sopra di noi, ma sul piano morale, questo ci interessa di più, sul piano morale e politico, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, denunciò il male del nichilismo, cioè il male della dittatura del relativismo, una dittatura del relativismo che sta diventando, e di fatto è diventata, un nuovo totalitarismo. Cioè oggi o sei relativista o sei fuori dalla società, o stai con questa dittatura del relativismo e quindi sei relativo, relativista anche tu, soprattutto nel piano morale ed etico, nel senso che ognuno si fa la sua verità, ognuno la pensa come la crede, non c'è bisogno di dogmi, eccetera, eccetera. Quindi questo subdolo totalitarismo che lui denunciò ancora prima di diventare papa, quella famosa omelia, Pro Eligendo Romano Pontifice, no, la messa precedente all'inizio del conclave, che poi lo vide eletto papa. Quindi lui si prodigò moltissimo per la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale, per l'indissolubilità del matrimonio, di una unione monogamica, di un uomo e una donna aperti alla vita, difese il principio di libertà di educazione da parte dei genitori nei confronti dei loro figli, quindi la libertà di educazione, gli figli non sono cioè dello Stato, ma sono della famiglia. E sostanzialmente si pose contro alla volontà di legittimare e riconoscere giuridicamente le unioni omosessuali. E qui potremmo continuare con tutto il suo grande pensiero. Ma sentiamo allora che cosa dice di lui Marcello Pera, un illustre filosofo e politico liberale italiano. Che cosa dice lui? E naturalmente leggiamo soltanto una parte che più ci interessa, no? Ed è questa domanda, la risposta a questa domanda. Politicamente, chiede l'intervistatore, il magistero di Benedetto XVI, quindi politicamente, che non vuol dire dal punto di vista politico come intendiamo noi, intende dire la polis, cioè il pensiero intorno alla polis, come deve essere strutturata la società, come deve essere strutturato anche un governo, quali sono i compiti di un governo, quindi non è un discorso sostanzialmente politico come intendiamo noi. Politicamente, dice l'intervistatore, chiede a Marcello Pera, il magistero di Benedetto XVI avrebbe potuto ispirare una rinnovata identità culturale euro-occidentale, cristiana, e avrebbe potuto offrirsi come pensiero di riferimento per quanti non si riconoscono nell'universo ideologico progressista, nel relativismo etico e nel globalismo apolide, ovvero per le forze conservatrici e identitarie di Europa, Stati Uniti e America Latina, dove c'è maggiormente la presenza del cristianesimo, dunque no. Ecco, quindi per tanti che non, naturalmente che sono ispirati, si ispirano alla civiltà cristiana, ma anche a quanti, pur non essendo cristiani, tuttavia sono contrari a questo universo ideologico progressista, al relativismo etico, al globalismo, il nuovo, no, il globalismo, il nuovo ordine mondiale di cui si parla tanto anche nel mese di gennaio a Davos, no, la famosa località svizzera di cui magari parleremo più avanti. Bene, allora la domanda è: furono all'altezza della sfida? Quindi l'appello di Benedetto XVI fu raccolto? Tante sostanzialmente le forze politico-culturali conservatrici e identitarie europee e americani, alle americane furono sensibili all'appello estremo di Benedetto XVI? Furono all'altezza della sfida? Che cosa impedì, secondo lei, un risveglio politico-culturale cristiano in Italia e in Europa, tale da corrispondere all'appello di Benedetto XVI? E la risposta di Marcello Pera è veramente interessante. Risponde il filosofo: avete perduto una grande occasione, mi disse, cioè Benedetto XVI, allora Papa, mi disse: avete perduto una grande occasione, mi disse una volta quando ormai era già Papa emerito. E noi di centrodestra avevamo perduto il governo. Sapete che mi pare nel 2011, no, ci fu la crisi di governo, e, no, scusate, più tardi perché era già emerito, quindi si è ritirato Benedetto XVI nel 2013, quindi sostanzialmente mi pare fra il 14 e il 15, adesso non ricordo bene le date, comunque il governo di centrodestra cadde, naturalmente, no?
E niente, quindi avete perso, dice, una grande occasione, perché avevamo appena perso il governo. Gli replicai, dice Marcello Pera, con sincerità, gli replicai con sincerità e anche con grande amarezza. È vero, dice, abbiamo perso una grande occasione per questo risveglio culturale dell'Italia, almeno, no? Culturale e identitaria cristiana. Abbiamo perso questa grande occasione, è vero, ma neppure la Chiesa ci ha aiutato, gli dissi con grande sincerità. Perché, dice, qui aggiunge Marcello Pera all'intervista, perché di chiese cristiane cattoliche ce ne erano già due all'epoca del suo pontificato. Ecco, badate, questa affermazione è molto, è esplosiva, cioè cose che già sappiamo tutti per l'amor del cielo, ma di chiese cristiane cattoliche ce ne erano già due all'epoca del suo pontificato. Quella sua, di Josef Ratzinger, quella cioè del cristianesimo come salvezza, quella dei più, secolarizzata, e, scusate, ho sbagliato a dire, quindi c'era già la sua, del cristianesimo come salvezza, e c'era l'altra, quella dei più, la chiesa dei più, oggi secolarizzata, del cristianesimo come giustizia sociale, come intervento e diciamo così, come assistenza sociale, eccetera. Come nell'affresco della scuola di Atene, una col dito e lo sguardo in alto, l'altra con lo sguardo in basso. L'una che voleva correggere il mondo, l'altra che andava incontro e assorbiva il mondo col pretesto di aggiornarsi. Ecco le due chiese. Attenzione, non ci sono due chiese, c'è un'unica chiesa, ma con due visioni diverse. Quindi c'è la visione, appunto, che di quella ratzingeriana, diciamo così, ma anche di Giovanni Paolo II, quella chiesa che vuole correggere il mondo e portarlo a Cristo, mentre l'altra che va incontro al mondo e assorbe il mondo col pretesto di doversi aggiornare, la chiesa che si deve aggiornare. Benedetto XVI ebbe il conforto di tanti che aveva chiamato a raccolta col nome di minoranze creative. Fu appoggiato da intellettuali laici. Fu sostenuto negli Stati Uniti dal presidente Bush, ma il sostegno anche di queste persone era timido, serpeggiava la paura, la circospezione, la prudenza, fino a che, dopo la famosa lezione di Ratisbona, dove lui disse una cosa che era storica, ma che fu interpretata come un attacco contro l'Islam, quindi fino a quando, dopo la lezione di Ratisbona, tutto precipitò. Nessun capo di Stato e di governo si alzò a difendere Benedetto XVI, a dire che non era questione di libertà di religione dell'Islam, ma degli strumenti violenti che l'Islam usava e non rinnegava, e ancora oggi è così. Pensate alla notizia proprio di questi giorni: vengono uccisi ogni giorno almeno 15 cristiani, ogni giorno 15 cristiani muoiono per la loro fede, e la minaccia più grande di questi morti è ancora oggi l'Islam. Ovviamente il mainstream si guarda bene dal dirlo, non diciamo queste cose, ci mancherebbe altro, ma ci sono fonti indipendenti dal mainstream che fortunatamente le cose le sanno. Bene, 15 cristiani al giorno vengono massacrati in maggioranza dall'Islam. Ecco, però, ecco, quindi la famosa lezione di Ratisbona diceva queste cose in fondo, no? Diceva che non era questione della legittimità dell'Islam come religione, secondo Benedetto XVI, era l'uso tante volte, anche nella storia, di mezzi violenti per imporre questo tipo di visione. Ma nessuno, appunto, lo difese a quel punto. Ancora in questi giorni mi è capitato di leggere una signora sopra ciò che dice che Ratzinger citava Manuele II Paleologo fuori contesto. E così, per mancanza di coraggio, paura e codardia, calcolo e furbizia, le cose andarono male. Il Papa, che aveva tenuti sull'attenti i partecipanti al collegio del Bernardin a Parigi, nella Westminster Hall a Londra, al Reichstag di Berlino, che aveva condotto il laico presidente Sarkozy a dire a Roma che la Francia è cristiana nonostante tutto, che aveva sfidato i laici sulle radici dell'Europa e in una sala del Senato italiano, fu abbandonato. Fu costretto a spiegarsi, a giustificarsi, ad aggiungere note a piè di pagina, ma se quella era una guerra di civiltà, allora la civiltà cristiana in quel momento si ritirava. Ecco il punto, ecco la caduta spaventosa.
Già ci sono due visioni di chiesa, sostanzialmente, e lui fu abbandonato da tutti, fu abbandonato da molti laici, da molti, diciamo così, intellettuali cattolici, da molti laici comunque sostanzialmente non di sinistra. Pensate, il fatto stesso che Benedetto XVI dica a Marcello Pera avete perso un'occasione, ci fa capire che in fondo Benedetto XVI era tutt'altro che di sinistra, no? Non politicamente, nel pensiero, no? Nel pensiero. Ecco, quindi praticamente andò tutto male. La bomba ad orologeria, io penso che la bomba ad orologeria innescata col Vaticano II e che Wojtyła e Ratzinger avevano cercato di disinnescare con la loro ermeneutica della continuità, infine questa bomba si è esplosa. Si sono aperte le cataratte al punto che oggi siamo alla Madre Terra, alla rinascita del paganesimo, siamo al sincretismo. Sento ancora parlare di Dio, ma poco, molto poco di Cristo. Sento dire che la misericordia e il perdono prevalgono sul giudizio. Non sento più l'espressione peccato originale, neanche peccato della verità, ma tantomeno peccato originale. Stiamo tornando ai bei tempi russoviani dell'uomo buono, angelico, incorrotto, vittima inconsapevole della cultura perversa, o ai tempi di Pelagio, dell'uomo che ce la fa con le sue sole forze a salvarsi, come se la caduta originale fosse un mito. Con la colpevole complicità della Chiesa, i secolaristi stanno vincendo. Ecco, questa risposta è veramente molto acuta. Era una cosa che volevo sottolinearvi proprio perché in fondo, io ve l'ho letto ancora questa parte di messaggio, ma diciamo così, ve la ripeto alla luce di quanto abbiamo sentito da parte dell'ex onorevole Marcello Pera. Bene, diceva Gesù, opponetevi, l'ho letto tante volte e lo leggo ancora, opponetevi alla Chiesa umana che è in opposizione alla Chiesa da me fondata, e che ha avuto inizio negli apostoli e dai successori di San Pietro. Ecco, quindi c'è una chiesa umana che si contrappone a quella fondata da Cristo. Ecco, quindi la chiesa umana che cos'è? È quella chiesa che guarda all'umano, è quella chiesa che oggi è in una dimensione totalmente orizzontale ed è un pensiero questo, diciamo così, della chiesa come assistente sociale. Che, ripeto, viene da molto molto lontano, già dal modernismo condannato da San Pio X, che poi, ecco, covò sotto cenere, sotto traccia, e poi improvvisamente riesplose di nuovo. E sostanzialmente oggi sembra maggioritario. Ecco, come dice Marcello Pera, oggi siamo alla Madre Terra, alla rinascita del paganesimo, siamo al sincretismo, sento ancora parlare di Dio, ma non sento più parlare di Cristo, sento che la misericordia e il perdono prevalgono sul giudizio, quasi non ci fosse la giustizia di Dio. Se non sento più l'espressione peccato, tantomeno peccato originale, sento che l'uomo in fondo è capace di salvarci da solo, non ha bisogno della grazia, non ha bisogno della preghiera, non ha bisogno di niente. Questa è la Chiesa umana, quella Chiesa quindi che non parla più di angeli, che non parla più di miracoli, che non parla più della necessità della grazia e della necessità anche quindi dei sacramenti. Se parla dei sacramenti è per dire che in fondo sono un toccasana, quasi un ricostituente per poter affrontare le nostre giornate e poter quindi andare d'accordo con tutti. Ecco, questo è il concetto. Date tutto, dice Gesù, continua Gesù, date tutto in questo anno di grazia, date voi stessi, non risparmiatevi, perché il mondo difficilmente troverà la mia strada. In questo tempo il mondo difficilmente troverà la mia strada. Quindi date tutto, date voi stessi in questo tempo. Gli uomini accettino i mezzi della mia misericordia, continua Gesù, e ascoltino quanti io sto inviando con la mia verità. Io ogni giorno benedico quanti di voi intendono servirmi, cercando quindi di essere sostanzialmente fedeli a quanto abbiamo ricevuto. Ecco, quindi sostanzialmente l'intervista continua, naturalmente ci sarebbero altre cose interessanti, ma noi non abbiamo il tempo, anche perché il linguaggio che usano i filosofi, sapete, è un linguaggio piuttosto alto e quindi né io, magari io non ci arrivo, magari voi sì, però preferisco, diciamo, non leggere altre questioni interessanti, ripeto, interessantissimi, anche un po' su quello che riguarda le prospettive future andando avanti e di quelle che vanno avanti, le prospettive cioè del futuro, ad esempio, no, si chiede che cosa pensa lui del futuro, se ci tornerà il cristianesimo, eccetera,
E Marcello Pera risponde: "Bah, secondo me ci vorranno molte, molte generazioni ancora perché si rientri, si ritorni." Io su questo non sono d'accordo, non perché sono più esperto di lui, ma perché, sapendo che la Madonna ha parlato del trionfo del suo cuore immacolato, voglio sperare che il Signore intervenga prima che sia troppo tardi, prima che la catastrofe spirituale spinga l'uomo a conseguenze da cui non sarà più capace di rialzarsi. E allora concludo questo breve intervento con l'ultima domanda. Benedetto XVI, l'ultima domanda dell'intervista in esame, Benedetto XVI tentò l'impresa eroica di salvare l'Occidente da se stesso. Ecco, bellissima definizione, salvare l'Occidente da se stesso, perché la catastrofe spirituale, il grave decadimento spirituale e morale di cui abbiamo parlato, si fermasse, si arrestasse. Purtroppo molti intellettuali e laici cristiani hanno perso la grande occasione, purtroppo hanno perso la grande occasione, no? E non solo in Italia, non solo in Italia, ma in generale, soprattutto dopo il 2006, e purtroppo Benedetto XVI è stato in fondo abbandonato a se stesso. Lui tenne duro per molto tempo, ma probabilmente poi a un certo punto, stante anche l'età, 85 anni, le forze gli mancarono e un giorno la storia ci dirà come mai decise di abdicare dalla sua posizione di pontefice romano. Bene, allora Benedetto XVI tentò l'impresa eroica di salvare l'Occidente da se stesso, tentò di impedirne il suicidio. Tentò anche di rianimare l'Europa riportandola alla propria identità cristiana. E tutto questo fece non dentro un contesto ecclesiale solido e sicuro, bensì avendo la roccia insidiata dalle sabbie mobili post-conciliari. Ecco, la Chiesa, le due visioni di Chiesa, no? Quindi lui governò la Chiesa in un momento in cui il conflitto era fortissimo, no? Tentò di strappare la Chiesa al processo autodemolitorio. E questo, diciamo, l'aveva già detto Paolo VI nel 72, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, no? E cerca di distruggerla dal suo interno. Quindi tentò di fermare il suicidio dell'Occidente e della Chiesa. Fu una battaglia quindi ad intra e ad extra. Cosa resta di tutto questo? La domanda è, dopo la sua morte, cosa resta e resterà di tutto questo? Quale futuro, secondo lei, per l'eredità ideale di Joseph Ratzinger? Risposta di Marcello Pera. Mi attendo che Ratzinger diventi santo per aver compiuto un miracolo collettivo. E se io sarò, e se lo sarà, sarà solo per questo, quale miracolo? Aver frenato e invertito l'autodemolizione dell'Occidente cristiano. Era il suo impegno, è sempre stata la sua missione, che Iddio, quando e come vorrà, gli garantisca il successo. Ecco questo grande profeta che ha tentato in tutti i modi, da studioso, da pastore, da vescovo, da papa, da cardinale, ha tentato in tutti i modi di invertire il processo autodemolitorio dell'Europa e della Chiesa, da quel fumo di Satana che è entrato nella Chiesa, dal fatto che appunto l'Europa oggi, con le sue politiche contro la vita, contro la famiglia, contro l'identità stessa, no? Fra poco dovremo mangiare. Vedremo, ma ci sta anche il discorso di mangiare grilli, farine di grillo. Adesso hanno approvato anche le larve gialle della farina, no? Si possono mangiare pure quelle, ha detto l'Europa. Che cosa si sta facendo anche con questo se non distruggere una identità? Anche pensate, perché l'uomo è in fondo anche quello che mangia, dimmi come mangi, ti dirò chi sei. Cioè, la nostra cultura è fatta anche di queste cose, anche del buon cibo, anche di una tradizione sostanzialmente che riguarda culturale, che riguarda pure questa cosa qui. E oggi si vuole distruggere attraverso queste innovazioni, si vuole distruggere tutto. Ma avremo modo di parlare anche di altre cose e l'Europa se ne sta preparando altre ancora, diciamo così, no? Quindi mi attendo che Ratzinger diventi santo per aver compiuto il miracolo, cioè aver frenato e invertito l'autodemolizione dell'Occidente cristiano. Se molti di più fossero stati suoi alleati, oggi già probabilmente avremmo una inversione di tendenza, avremmo avuto un'inversione di tendenza dal punto culturale, politico, sociale, eccetera, eccetera. L'Europa non si farebbe più male, l'Italia non si farebbe più male da sola, la Chiesa forse
avrebbe visto un grande freno contro, diciamo così, un certo pensiero oggi appunto umano e umanitario che nulla ha a che vedere con il messaggio evangelico, se non di rimessa, perché voglio dire, è chiaro che più ami Dio e più pensi al prossimo, ma oggi si parla tanto del prossimo e non si parla più di Cristo, come ha detto giustamente Marcello Pera. Ecco, lui ha frenato. Ha frenato, ha cercato di invertire questa autodemolizione dell'Occidente cristiano. È sempre stato il suo impegno, è sempre stata la sua missione, che il Dio, quando e come vorrà, gli garantisca il successo. E noi, in conclusione della trasmissione, diciamo anche questo, diciamo che per noi Joseph Ratzinger è stato comunque una figura di riferimento molto grande, perché non possiamo dimenticare nel 91, dopo che era stato a Bassano del Grappa a ricevere il premio della cultura cattolica, grazie a padre Pellegrino Ernetti che lo conosceva personalmente, lo portò al cenacolo di preghiera per 2 ore. Stette lì, parlò brevemente con padre Pellegrino, con Renato, eccetera, mangiò lì un piatto di minestrone nella sera, appunto di quella sera, se non ricordo la data precisa, comunque l'anno era il 91 grosso modo. E quindi venne a Schio fisicamente, venne al Cenacolo. Ce lo ricordiamo perché da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, 10 anni più tardi, nel 2001, rispondendo al vescovo Tommasin, che era vescovo, un vescovo di origine vicentina, ma che era vescovo a Quixadá in Brasile, in terra di missione, quando lui andò in visita ad Allimina e volle e si incontrò anche col cardinal Ratzinger, gli chiese che cosa pensava di Schio, visto che alcuni studenti di quella diocesi erano sostenuti economicamente da Renato. E sostanzialmente la risposta molto bella, che poi il vescovo Tommasin scrisse e mandò a Renato, fu questa: dobbiamo molto rispetto a ciò che sta avvenendo in diocesi di a Schio in diocesi di Vicenza, perché lì, cito le parole quasi a memoria, perché lì, a differenza di altre presunte apparizioni o segni soprannaturali, lì va maturando la certezza della presenza, lì si va maturando la certezza della presenza di Dio in quel luogo. Ecco, parole che noi abbiamo incorniciato nel cuore, prima di tutto, come parole veramente grandiose, meravigliose, e poi abbiamo la foto di Benedetto XVI che benedice una statua della Regina dell'Amore in Vaticano. Quando andammo per una manifestazione per la vita, non mi ricordo più l'anno preciso, comunque lui in quel momento era Papa, mi parla nel 2010-2011, andammo, portammo una statua con noi della Regina dell'Amore per la nostra manifestazione per la vita, entrammo in piazza San Pietro per assistere all'udienza generale senza nessuna pretesa, passò uno come si può dire, di quelli che fanno servizio appunto in Piazza San Pietro, vedendo la statua, che era abbastanza grande, era una statua di 80-90 centimetri, ci chiese se era un dono per il Santo Padre. E noi, colti la sorpresa, abbiamo detto subito: sì, è un dono per il Papa, cosa che non era vera, l'avevamo portata così per fare la manifestazione, ma non pensavamo a questo. E alla domanda abbiamo detto: sì, è proprio un dono per il Santo Padre. E allora questo gendarme, questo uomo del Servizio Vaticano, disse: venite con me. Abbiamo preso la statua, siamo andati proprio, sapete dove il Papa parla all'esterno, perché era caldo, era un periodo estivo, quindi parlava all'esterno, e di fianco a destra e a sinistra ci sono delle sedie, no, dove ci si può sedere, e noi abbiamo avuto la possibilità di sederci lì, proprio di fianco al Papa, lo vedeva, io ero presente e lo si vedeva poco lontano. E finita tutta l'udienza del mercoledì, la statua, il gendarme la portò, diciamo così, dietro alla sedia papale, c'erano tanti altri doni, lui passò e benedì anche questa statua della Regina dell'Amore. E noi abbiamo le foto che ci testimoniano questo momento. Ecco, noi abbiamo quindi questo legame particolare, profondo con Joseph Ratzinger, ma il pensatore, il teologo, il pastore, diciamo così, anche se purtroppo su questa terra non c'è più, ma siamo convinti che resterà veramente come con il suo pensiero profetico proprio, e bisognerà guardare a questo pensiero e diciamo così in maniera particolare, proprio perché l'Europa termini con questa grande, come si può dire, con questo grande suicidio. Allora, che cosa ci dice ancora la Madonna il 21 gennaio 1986? Cari figli miei, sono le vostre preghiere che salveranno il mondo. Il lavoro che vi aspetta è molto. Vi chiedo quindi di andare in tutte le parti. Parlate di Gesù, di Maria. Non siate timidi, ma coraggiosi. Insegnate a pregare.
portate l'amore a tutti. Dio è luce. La luce deve essere luce per tutti. Gli ostacoli che incontrerete saranno prova di amore per voi. Certo, di fronte agli ostacoli cosa fai? Ti ritiri o vai avanti? Se ami il Signore, vai avanti anche con gli ostacoli. Lui ti aiuterà a superare gli ostacoli. Se ti ritiri vuol dire che il tuo amore non era poi grande cosa, no? Così succede anche in una vita matrimoniale, no? Di fronte alle difficoltà cosa fai? Sciogli il matrimonio o li affronti? Se è vero amore, li affronti. Ecco, gli ostacoli che incontrerete saranno prova di amore per voi. Non vi abbandonerò, vi benedico. Ecco, allora continuiamo anche noi con la preghiera, con la testimonianza, che sembrano cose piccole e inutili di fronte ai problemi del mondo, ma la Madonna che ne sa più di noi ci dice preghiera e testimonianza, preghiera e sacrificio, preghiera e penitenza. Queste sono le armi con cui Dio salverà il mondo e fermerà il suicidio dell'Europa e dell'intero Occidente. Sia lodato Gesù Cristo.